Allora, adesso andiamo nel Cilento. Nel Cilento, perché avrete sentito, tu Manuela, certamente ne hai parlato anche nella tua trasmissione, che insomma ci sono due Italie per quanto riguarda la sanità, nel senso che al sud ci sono molti più problemi e infatti mediamente si vive 3 anni di meno. Le cause sono tante, però questa è una concausa. A nord si vive di più. Eppure il paese che c'è il record di longevità sta al sud, è nel Cilento. Omar Badaune è lì, con tanti bei giovanotti e ragazze. Ciao Omar! Ciao Marco, buon pomeriggio a te, a tutti voi a Roma, sono qua da Sessa Cilento, provincia di Salerno. Sentite l'entusiasmo, non soltanto perché il Cilento che ci ospita questo pomeriggio è patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, ma perché c'è un importante patrimonio ancora più prezioso, che è quello umano. Qui ci sono dei centenari, oltre 32 persone tra i 90 e i 99 anni. Vorrei dischiudere qualche segreto di cotale longevità, ad esempio dal nostro amico Antonio, che ha 91 anni, già complimenti, l'applauso della piazza arriva. Il suo segreto è continuare nel lavoro che ha sempre fatto, continua a lavorare, ovvero? Manca la forza, ma il lavoro avrei idea di farlo. Che cosa ha fatto nella sua vita? Che tipo di lavoro? Agricoltore, ha curato l'orto? Agricoltore fino a 25-26 anni, poi i soldi nell'agricolo si mangiava, quello che si mangiava, e bastava così. Però adesso troppe tasse che ci sono, ma abbiamo tutte le comodità in casa. Però la dieta mediterranea buona resta, allora, eh? Sono andato a lavorare, ho fatto la strada da Sesto a Santa Lucia. Poi lavorato tanto? Poi ho lavorato in galleria 12 anni. Sentite che curriculum, ecco perché si arriva così a 91 anni. Il telefono non c'era, partivo la mattina per mettere, non so, alle 6 di mattina, fino alle 2. Quindi poi, anche svegliarsi presto. Poi alcune volte capitava che facevamo due turni, partivo la mattina e rientravo a casa la mattina dopo. Mamma mia. A proposito di lavoro, lui è molto più giovane, diciamo, perché ha soltanto 84 anni, però è l'ultimo pastore di Sessa, vero? Sessa, sì. Quindi è importante anche l'aria di montagna. Dopo 40 anni in montagna. È importante la vostra aria. Dateci qualche consiglio per arrivare a questi importanti traguardi. Un consiglio che si sta bene. Quindi venire da voi, venire a trovarvi. Sì. Vorrei sentire bene anche questa nostra amica, che però Marco mi ha pregato prima della diretta, mi ha detto non voglio dire la mia età. Quindi diciamo che è più di 60, più di 70. Lo vuole dire lei? È vanitoso. Lo dica a Marco. Ah, 92 anni. Solo 92. Venti. Però c'è un importante segreto. Grazie Omar. Molto attenta alla pulizia. Vogliamo saperne di più, perché eventualmente ci trasferiamo tutti lì, anche Simone, anche Manuela. Bisognerebbe tagliare a pezzettini sto paese e venderlo in farmacia. Sarebbe carino. Sessa Cilento. Allora, è tutto per oggi. Grazie. Ci vediamo sabato. Andiamo a vedere qual è il segreto del Cilento, perché noi abbiamo detto che la vita a questo punto è più lunga al nord, però guarda caso a Sessa Cilento, in provincia di Salerno, qui ci sono tantissime centenarie, è uno dei paesi che hanno questo record di longevità. C'è Omar Badaune, buon pomeriggio Omar, insomma spiegaci e svelaci qualche segreto. Ciao Cristina, buon pomeriggio a te, ospiti di studio qua dal Cilento, ecco l'applauso che arriva per tutti gli amici della vita in diretta. Siamo qua da stamani con il regista Pietro Pellizzieri per cercare di scovare i segreti di questa longevità. Probabilmente uno di questi è racchiuso dentro questo contenitore. Se sei d'accordo te lo faccio vedere, andiamo subito a dischiuderlo. Eccolo qua, i maccaroni, li chiamano così. Io non li ho assaggiati, Cristina, non mi sembrano così leggeri, però probabilmente tutti li mangiano, qualche effetto benefico ci sarà. Però c'è anche un'amica che dice, Raffaelina, che ha soltanto 92 anni, complimenti, che dice l'importante è essere single, è vero? Certo. Perché single sarebbe l'esil di lunga vita? Perché uno non trova la maritata, si deve sposare per forza. Non si deve maritare per forza. No. Magari con questi occhi troverà il moroso oggi. Invece ci sono altri amici che stanno insieme da ben 73 anni, Cristina. Rosa e Luigi hanno 94 anni a testa. L'amore per voi invece è importante, l'esil di lunga vita. Cosa le ha detto Luigi la prima volta in cui vi siete incontrati? Mi disse, voglio fidanzarmi. E quindi l'amore è importante o no?
prima amore non ti scorda mai. Viva l'amore, viva l'amore. Qui stiamo scherzando, Cristina, però c'è Antonio Migliorino, che è un cultore della storia di Sessa, lui è qui residente, ha fatto proprio una statistica. Quanti abitanti ci sono a Sessa? 1309 al 31 marzo 2017. Quanti coprono l'età dai 90 ai 99 anni? 36 cittadini. Quanti centenari? Dunque, che risiedono a Sessa sono 4, però ascrivibili a 5 perché questa signora ha lasciato Sessa nel 1998. E allora, Cristina, i centenari, eccoli qua, ci sono! Che meraviglia! Zia Alfonso, 101 anni il 21 aprile, Diamantina, 102 a settembre, il più agé di Sessa è lui, zio Pietro, 103 anni e mezzo, 104 a ottobre! Qui c'è la nipote Immacolata. Allora, che cosa ha mangiato? Che lavori ha fatto? Magari ci dia dei consigli. Allora, lui ha fatto il contadino e il falegname. Ha mangiato tutto, però il vino non gli è mai mancato. Quindi un buon bicchiere di vino e dieta mediterranea. Esatto. Qua, Cristina, c'è anche il medico di base, diciamo, sono tutti un po' suoi pazienti, la dottoressa Maria Giuseppa Farzati. Ma cosa, cosa lamentano quando vengono da lei? Qualche acciacco? L'anno stanno solo bene. Il dolore, ma niente, per arrivare a questa età non... Ma secondo lei c'è un fattore anche genetico di DNA o è solo stile di vita? C'è un fattore genetico, c'è anche lo stile di vita di queste persone arrivate a 100 anni. Hanno condotto una vita tranquilla, senza stress, quindi... Qual è l'acciacco che più si ricorda, magari, che per loro... Non mi sa che non c'è, ma credo che la ricetta e il segreto sia quel posto meraviglioso che è il Cilento, dove andremo tutti. Grazie a Omar Badaun e grazie a tutti i meravigliosi cittadini di Sessa che abbiamo visto in questo servizio.